Mi chiamo Morgana Diaz dos Santos Bantam. Non è facile stabilire il tema astrale di Corto. È nato il 10 luglio. Ciò nonostante, Bocca Dorata, la grande maga del nostro voodoo, mi ha spiegato quanto segue. Dato che le regole astrologiche non sono state modificate da 2000 anni, mentre invece l'asse della Terra si è spostato, posso anche fare i miei calcoli come se Corto fosse nato un mese prima, in giugno. Quindi sarebbe dei gemelli. Cosa è venuto a fare qui, Corto? Una donna? Un tesoro? Secondo il suo amico Jeremia Steiner, dell'Università di Praga, sempre preciso anche quando l'alcol gli dà la testa, fra il 1916 e il 1917, Corto è rimasto fra i Caraibi e l'America del Nord. Rimasto non è la parola esatta. Non ha fatto che spostarsi da un'isola all'altra. È andato prima a Paramaribo, poi a Saint Laurent de Maroni e infine qui, a San Salvador, in Brasile. È nel Sertao che Corto ha incontrato Bocca Dorata. Anche i Cangaceiros non lo dimenticheranno. Poi è andato sull'isola di Marajo, molto vicina all'Amazzonia. Nulla di strano. Gli animali del suo segno sono i pesci volanti, la scimmia e il pappagallo. È inutile fare dei rimproveri a un gemelli. Risponderà con un sorriso. Un sorriso ambiguo e triste, come quello di Arlecchino. Era così che sorrideva Corto? Bocca Dorata deve conoscere il segreto di Corto. Ma lei non dice niente. Tace e prende delle lunghe boccate di fumo. Quanto a Steiner, pensa che gli uomini non debbano sapere come sono legati i fili del proprio destino. Il destino sa fare benissimo da solo. E poi mi disse, per capire Corto, basta guardare la linea della fortuna che si è tracciato da solo sul palmo della mano con un rasoio. Ha ragione Steiner. Però Corto detesta che gli si guardi quella linea. Fuori di qui e non farti più vedere. Perdonatemi, io le chiedo scusa. Anche a lei, signore, la prego di accettare le mie scuse. Cosa le succede? Non si sente bene? No, no, ormai da molto tempo ho smesso di sentirmi bene e purtroppo lei non può farci proprio niente. Ma io non ho mai detto di voler fare qualcosa per lei. Ecco un modo elegante per dirmi di andare al diavolo. Cercherò di seguire il suo consiglio. Addio, comandante! Sai, Jeremia non è sempre stato così. Ci fu un tempo in cui il professor Steiner era molto famoso. Professore? Sì. Ciò che ha detto e scritto è ancora oggetto di studio. Ma non paga più e lo fai buttare fuori in malo modo. Sei sempre pronto a giudicare gli altri, Corto Maltese. Ho molta stima per Steiner. Rispetto le persone che hanno sete di sapere. Rispetti le persone che hanno sete, ma impedisci loro di bere. Sei una donna molto complicata. Vado a dare un'occhiata al battello. Signore, mi scusi, signore. Conosce la pensione di Madame Java? Sì, la conosco. Risparmieresti tempo chiedendo direttamente ciò che vuoi. La pensione di Java è quella grande casa laggiù, quella con la veranda. La ringrazio, signore. Non c'è di che. Chiedi scusa o ti strappo i baffi e te li faccio mangiare. Nemmeno per il sogno. Oh, ah, davvero? Allora hai deciso di morire, Steiner. Lascialo. E tu cosa vuoi? È da vigliacchi malmenare un vecchio. Ah, sì?
Io sono più cattivo di te, Occhi di Rospo. Perché diamine lo hai fatto? Dovrei spiegartelo? Sei tu lo scienziato. Ho capito. Tu sei un boy scout frustrato. Proprio così. Ma ti assicuro che me ne sono già pentito. Buonasera. Aspetta! Non ti ho neanche ringraziato. Meglio tardi che mai. Adesso, se non ti dispiace, vado a dare un'occhiata al mio battello. Un battello? Aspetta, t'accompagno! Hai uno strano modo di guardare. Sembra tu voglia leggere la mente degli altri. Perché resti a Paramaribo, Steiner? Che cosa ci trovi di buono qui? Il rum. Il rum è buono qui. E poi un posto vale l'altro. Non ho più voglia di spostarmi. Sono stanco. Sono molto stanco. Cosa ci fai al buio, Java? Ti aspettavo. Voglio presentarti qualcuno. Gli ho detto che tu lo ascolterai. Tristan è il figlio di Ronald Bantam, che tu conosci, credo. Ci siamo incontrati tempo fa. Buonasera, comandante. Tristan ha bisogno d'aiuto. È una storia complicata. Mio padre è morto 3 mesi fa, lasciandomi in eredità la sua parte della compagnia che ha fondato, la Finanziaria Atlantica. E il mio tutore, l'avvocato Milner di Londra, mi ha convinto a cedergli la mia parte. Io non mi intendo di finanza. L'avrei fatto volentieri, ma... Continua. Mi capitano delle cose strane. Questo non mi stupisce affatto. Tuo padre era un uomo molto strano. Io faccio dei sogni. Vedo delle cose e sento delle voci. Alcune sono più forti di altre. La più forte è quella di Ogun Ferrai. Mi ha sconsigliato formalmente di vendere la mia parte. E mi ha chiesto... ordinato di venire qui, a Paramaribo. Ogun Ferrai. Lei conosce questo signore? Ogun Ferrai non è un signore, è un dio voodoo. Uno dei più potenti. È giusto cercare di capire, ma il tuo tutore non ha torto. Scusatemi, questa donna vuole vederti, Tristan. Dice che è importante. Vedermi? Ma io non conosco nessuno qui. Ogun Ferrai ha mandato questo messaggio per te, tramite il gran voodoo. Ogun Ferrai? No, è impossibile. Quello che mi hai detto è vero, Tristan. Sei stato chiamato. Il testo dice: la tua seconda vita comincia adesso. Tu sarai trasformato in energia. Firmato Bocca Dorata. Bocca Dorata, gran diavolo di Bahia. Parla con il pensiero e i fratelli di Paramaribo la sentono. È un metodo molto comodo. Un momento. Sento avvicinarsi un pericolo. Viene da lontano, da Londra. Lui! Il pericolo è qui. Sono desolato, Tristan. Questo colpo era per me. No. La voce di Bocca Dorata dice che il pericolo era per Tristan. Dice anche: vieni subito. Anche tu sei stato chiamato, Corto Maltese. E non è la prima volta. È ancora vivo? Non per molto. Sei veloce col pugnale. Cos'altro volevi che facessi? È finita per te, Occhi di Rospo. Mi dispiace, ma è così. Dimmi una cosa. Eri venuto per me o per il ragazzo? Ti piacerebbe saperlo, eh? Sì. Ma se non vuoi dirmelo, non importa. Lo vuoi un sigaro? È morto il ragazzo? No, è soltanto ferito. Non ho più bisogno del denaro che mi hanno dato per ucciderlo.
Dallo a quel professore. Non avevo niente contro di lui. Volevo essere suo amico, ma lui non voleva. Chi ti ha pagato per ucciderlo? Tu sei furbo. Indovinalo. Non sapremo altro da lui. Da lui no, ma da me sì. Quell'avanzo di galera lavorava per l'avvocato Kerster. Corto! Corto Maltese! Il tuo battello in fiamme. Lasciatemi passare! Ehi! Togliatevi! Si fermi! Non può passare! Steiner! Steiner! Sono qui! Sei ferito! Io no! Il professore è quasi asfissiato! L'ho visto! L'uomo che ha incendiato il battello era... Era quell'altro! Ho cercato di impedirglielo, ma... Quale altro? L'amico di Occhi di Rospo. Ho cercato di fermarlo, ma... Mi dispiace. Non fa niente, Steiner. Non so ancora bene come, ma mi hanno fatto entrare in un gioco che fino a questa notte mi lasciava indifferente. E adesso? Adesso vedremo. Tristan. Chi è? Chi ha parlato? Sono io, Tristan. La tua ombra. Qui le ombre possono parlare. Ma questa è follia! Prima di essere la tua ombra, ero quella di tuo padre. E quella di Ogun Ferrai. Vengo da molto lontano. Non scappare, Tristan! Aiuto! Non scappare! Come sta la ferita? Quale ferita? Non era niente. Adesso lui deve affrontare una battaglia di tutt'altra natura ed è molto solo. Buongiorno, vorrei parlare con il signor Kerster. L'avvocato Kerster è molto occupato, dica a me di che si tratta e sia breve. Ecco, ricominciamo. Buongiorno, vorrei parlare con... Non è molto cortese quello che ha appena fatto. Io non sono molto cortese. Bene, vuole Kerster? Sono io l'avvocato Kerster. In che posso esserle utile? Ieri sera un marinaio ha sparato a un ragazzo. Lo ha mancato e invece è morto lui. So che quel marinaio era un suo amico. Che cosa le fa pensare che io abbia degli amici del genere? Il denaro. Quello che gli aveva dato per uccidere il ragazzo. Lo aveva in tasca. Appassionante. Ma mi dica, ha mai pensato di scrivere romanzi d'avventura? Sei un idiota. Lo hai ucciso. Ma che t'è preso? Non c'erano prove contro di te. Lo stavi minacciando. Mi sono detto che dovevo farlo. Lui sapeva tutto del piano. Adesso racconta quello che sai tu. Se mi piacerà, terrò per me il denaro che ti aveva dato per incendiare il mio battello e ti lascerò andare. Abbiamo incendiato il tuo battello per vendicarci della zuffa di ieri al molo. Kerster ha pagato Occhi di Rospo per uccidere il ragazzo. Ma dietro di lui c'è qualcuno. Qualcuno più importante. Se è tanto importante, come si chiama? Io non so il suo nome. Kerster aveva i suoi affari, noi non ce ne occupavamo. Molto bene, allora andremo alla polizia. Milner, è lui che vuole il ragazzo morto. Milner? È un signore di Londra, un uomo d'affari. Io ti ho detto tutto quello che so, te lo giuro.
ti credo, forza. Adesso andiamo alla polizia. Maledetto bugiardo. Non ho mai detto il contrario. Andiamo. Mio padre mi ha anche lasciato qualche lettera, ma non sono riuscito a capirci molto. Ho fatto esaminare questi documenti a Londra. La gente sembrava interessata, ma dopo le cose si sono complicate. Mi hanno chiesto dei soldi, troppi soldi. Questi simboli sono curiosi. Ho visto delle iscrizioni simili su un masso in un'isola a sud del Pacifico. Mio padre invece ha copiato questi durante uno dei suoi viaggi in Brasile, nella regione dello Xingu. Nei suoi appunti parla di un regno misterioso che si chiama Mu. Mu, il continente perduto. No, no, è troppo presto. Mi scusi? Per bene, è troppo presto. Non ora. Credevo che per te non fosse mai troppo presto. I documenti del padre di Tristan sono interessanti. In molti hanno cercato Mu. E l'Alto Xingu è una pista originale, devo ammetterlo. Mi piacerebbe vedere dove porta. Anche se dovessi lasciare Paramaribo? Il rum e il discreto affetto della signora Jada? Se le interessa, signor Steiner, le mostrerò il resto dei documenti. Sono felice di vederti in piedi, Tristan. Ho appena comprato il battello della signora Java. Voglio navigare fino ai Tapoa da Bocca Dorata. È una bella passeggiata. Indubbiamente. E a essere sinceri, ora che la conosco, questa impresa mi sembra irrealizzabile senza il suo aiuto. Tristan, non ho bisogno di essere adulato per fare qualcosa. Se accetto è solo perché mi conviene. Anch'io, se mi conviene. Prendi. Tu manderai questo all'avvocato Milner. Me lo ha dato la sacerdotessa di ieri. Mi ha assicurato che è un grande diavolo e chi lo riceverà morirà dopo grandi sofferenze. Io non ci credo, ma tentar non nuoce. L'avrei fatto anch'io, Corto, ma non toccherei mai questo orrore con le mie mani. È sgradevole, ma credo fosse giusto che lo sapessi. Io non riesco a capire. Il signor Milner è sempre stato il migliore amico di mio padre. Però non mi sembra affatto amico tuo. Penso a quella persona che stiamo per vedere. Bocca Dorata? Stando a quel che mi ha detto la donna che mi ha curato, avrebbe 200 anni. È stravagante. Tuo padre ti ha mai parlato di lei? No. E ammetto di avere difficoltà a comprendere. Cosa poteva avere a che fare con quella specie di stregoni? Allora, cosa c'è? Venite avanti. Non ditemi che avete paura di una povera vecchia. Oh, ma... quel bel marinaio deve essere il signor Corto Maltese. Corto Maltese. Il figlio della Niña di Gibraltar. Sapevi che Angre aveva dipinto il suo ritratto? Oh, sì, sì. Era famosa la gitana di Gibraltar. Poi un giorno... partì per Malta con un marinaio della Cornovaglia. Incredibile, è come una vecchia zia con cui sfogliare l'album di famiglia. Una zia molto vecchia allora. Vuoi che ti parli del tuo bisnonno? Quello che ha combattuto a Queimada a nord del Brasile. Ho conosciuto anche lui. Queimada? Ma è 200 anni fa. Ti conservi bene, Bocca Dorata. E sai perché? Vivo sempre con persone allegre. Guarda, ho fatto sorridere anche Tristan. Somigli molto a tua sorella, ragazzo mio. Mia sorella? Ma io non ho... Il mondo si apre davanti a te, Tristan Van Tam. Sei meno solo di quanto credi. Hai una sorella, oh sì. Sì, e anche dei nuovi amici. Ma anche un nemico molto potente. Una sorella? E lei... lei si trova qui? Qui? Oh, sì, sì, qui e altrove. Siamo molto vicine, io e Morgana. Morgana? Vieni con me, Corto Maltese. Per evitare i malintesi. Ti avverto subito che la mia proposta è basata su sani principi morali. Mia cara Bocca Dorata, sappi che non credo ai principi. Oh, sì, sì. Cambiano a seconda delle circostanze, come i camaleonti. Allora troviamo qualcosa di più stabile.
1000 sterline d'oro ti andrebbero? 1000 sterline? Oh, sì, sì, sono tante. Ma anche ciò che stai per chiedermi è tanto. Forse. Vedi, ho un amico nel Sertao, un cangaseiro, che si è ribellato contro l'autorità di un proprietario terriero, il colonnello Gonsalves, che ha soldato dei mercenari per eliminare i contadini ribelli e i cangaseiros. Hanno urgente bisogno di armi e di denaro. E tu, Corto Maltese, potresti risalire il Rio San Francisco fino al confine del Sertao e consegnargli il materiale. E Tristan? Ah, Tristan. Lui dovrebbe restare qui. Oh, sì. Sì, sarebbe più prudente. Ma in fondo, è già imprudente il vivere in sé. Tristan verrà insieme a te. 1000 sterline. È una bella somma. Può darsi che vada. Oh, sì, sì. Vuoi fare troppo il furbo, Corto Maltese. È il tuo difetto. Ma sei onesto e tanto mi basta. Le donne avrebbero potuto essere la mia rovina. Oh, sì. Sì. Ma tu stai sempre in guardia, vero? Ci provo, Bocca Dorata, ci provo. Bene, allora imbarcheremo il carico domani mattina. Credi che possa contare su di te, Tristan Van Tam? Su di me? Ma non so neanche cosa si aspetta che faccia. Però hai visto quello che ti ho mostrato? Beh, sì. Sì, l'ho visto. Sei spaventato? Sì, ho avuto paura. Ma ho anche voglia di sapere. E saprai. Oh, sì. Quando sarai pronto. Ma per il momento partirai insieme a Corto Maltese. Tu sarai i miei occhi e la mia voce. Sei un ingenuo. Come puoi credere che il colonnello Gonsalves controlli una parte dello Stato senza la complicità del suo governo? Non ho detto questo. Bocca Dorata ha dei progetti, il colonnello i suoi e io i miei, tutto qui. Un ubriacone come me non può certo decidere dove si trova la verità, ma non dirmi che lo fai solo per soldi. E per cos'altro, altrimenti? Sono molto deluso, Corto. Ti credevo superiore a queste cose. Ascolta, ti ho preso con me perché sei simpatico, ma se vuoi fare della morale puoi anche sbarcare. Non sono abbastanza serio per dare consigli e lo sono troppo per riceverne. Eccoti finalmente. Ma è impossibile. Perché è impossibile? Tu non sei uno solo. Sei anche tutti quelli che hanno vissuto e tutti quelli che vivranno nelle altre vite. Ma allora, tu chi sei? Sono te stesso, un riflesso di te stesso, proiettato nel passato o nel futuro. Mi capisci? Assolutamente no. Ti trovi nel regno di Mu, Tristan, o in quello che ne rimane. Guarda, Tristan. Ecco. Quetzalcoatl. Chi? Sbrigati, Tristan. Presto Mu scomparirà in un mare di fuoco. Sbrigati! Quetzalcoatl. Incredibile. Buongiorno, signor Corto Maltese. Buongiorno, signor Steiner. Buongiorno, signor Van Tam. Si soffoca in cabina. La cannoniera del colonnello. Cosa si fa quel battello sul San Francisco, capitano? Lo scopriremo subito. Siamo inviati dall'ufficio per lo sfruttamento della manodopera indigena. Il professor Steiner deve esaminare i progetti del colonnello Gonsalves. Non ne ero al corrente.
Il signor Gonsalves non è qui. È a Nizza o a Monte Carlo. E poi uno pseudo professore e un marinaio dall'orecchio bucato. Suona falso. Ah, si comincia bene. Perché non mi crede? Lei non è più credibile di me come capitano. Non lo so, veniva da lì. Mani in alto. Anche tu, marinaio. Allora, gringo, che ti succede? Non capisci? Sì, ho capito, ma voglio parlare con il vostro capo. Il loro capo? Quei pidocchiosi non hanno più capo, l'ho ucciso con le mie mani. No! Cosa ti succede, tiro fisso? Non sei contento di rivedere degli amici? Buongiorno, bocca dorata. Come stai? Io sto bene. Oh, sì. Sì. Ma raccontami, cos'è successo a Sebastian? Lo hanno ucciso. Hanno ucciso il Redentore. Com'è accaduto? Il colonnello aveva catturato sua moglie e suo figlio. Sebastian si è arreso per farli liberare. Ma tu conosci il colonnello. Li ha fatti uccidere. Che peccato. Oh, sì. Sì, un vero peccato. Li ha fatti uccidere tutti e tre. Ascolta. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Le armi e il denaro che vi manda Bocca Dorata sono sul battello. Prenderò le armi, ma con i soldi non posso farci niente. Senza il Redentore la lotta non ha più alcun senso. Lui era il solo a poter denunciare i crimini del colonnello. Il solo? Un capo che si fa catturare per i suoi affetti personali non mi sembra molto competente. Smettila, non parlare così del Redentore o ti ammazzo. L'assalto alla cannoniera è stato un atto coraggioso. Perché l'avete fatto? Per uccidere il capitano Oliveira e vendicare la morte del Redentore. Ormai è fatta. Hai ucciso l'esecutore, ma il vero responsabile? Quel colonnello che opprime l'intera regione continuerà a terrorizzarvi con i suoi pistoleros. Cosa posso farci? Prendi il posto del Redentore. Io? Ma io sono un bandito. Chi potrà seguirmi? Io sono temuto quasi come il colonnello. Tiro fisso! Cosa facciamo dei prigionieri? Fucilateli. Non puoi pensare ad altro che alla polvere da sparo. Cosa avrebbe fatto il Redentore in questo caso? Fa come lui. E in seguito spargi la voce che il Redentore è resuscitato e che combatte ancora contro il colonnello e vedrai che un po' alla volta il popolo ti seguirà. Il Redentore sapeva parlare alla gente, spiegava le cose. Io sono un uomo d'azione. Già ti sei messo a discutere, buon segno. E poi non ti preoccupare, i politici e i chiacchieroni arriveranno in fretta. Andate via. Tiro fisso, il Redentore vi lascia liberi. Ehi, tiro fisso. Visto che non mi uccidi, voglio dirti una cosa. Oliveira ha mentito. Il colonnello si trova nella sua proprietà di Queimada, di là, sul San Francisco. Ma che fai? Ti ho detto la verità. Sei un tranello. Ti giuro che ti ucciderò dopo mille torture. Avanti, attacchiamo il drago del male. Bravo, Corto. Grazie a te abbiamo un nuovo capo politico. Ma che dici? Tiro fisso era già un capo.
Io lavoro solo per le mie sterline. Non ho mai visto nessuno più romantico di te. Scommetto che in autunno vai a sederti solo soletto su una panchina a guardare cadere le foglie. La settimana prossima partirò per Bahia. Devo andare ad incontrare il nostro socio londinese. Può partire tranquillo, colonnello. Il Redentore è morto e la rivolta non avrà seguito. Il governo non ha più alcun motivo per venire a ficcare il naso nei nostri affari. Metti comunque una taglia, 1000 scudi per la testa di tiro fisso. Quando anche lui sarà morto, i nostri problemi saranno finiti. Puoi dare a me i 1000 scudi? Te l'ho portata io, la mia testa. Cannoniera! È il capitano Oliveira! Arriva al momento giusto. È tutto nelle tue mani. Coraggio, gringo. Se non sarò di ritorno tra un'ora, sbrigatevela. Ci ritroveremo laggiù. Ma... Così ci massacreranno. Avete bisogno di polvere, ragazzi? Tiro fisso! Ehi, tiro fisso! È finita! Allora, sei sordo? Che cos'hai? Sono arrivato tardi, amici miei. Avete perso il vostro nuovo capo. Sì, avete vinto. Per il momento. Perché di qui a poco arriverà un nuovo colonnello e cercherà di imporre la sua legge.
Senza dubbio. Ma adesso per ogni colonnello ci saranno 100 tiro fisso. Abbiamo imparato la lezione, straniero. Come ti chiami, giovanotto? Corisco di San Georges. Prendi il cappello di tiro fisso, Corisco. E continua la lotta contro la malvagità. Grazie, straniero. Non ti dimenticherò. Diciamo addio così, tiro fisso. Perché crediamo che anche un eroe oscuro, con degli amici oscuri, ha diritto a un funerale luminoso. Hai fatto un ottimo lavoro nel Sertao. Corisco de Sanorga ha continuato la lotta contro gli schiavisti. Ah, sì. Sì, e con grande successo. Ma è quel che si dice, oh sì. Ah, corto maltese. Perché fai sempre finta di disinteressarti di tutto quello che ti accade intorno? Tua madre, la Niña de Gibraltar, aveva un carattere più aperto. Ecco le tue 1000 sterline, più una piccola aggiunta come ringraziamento per l'aiuto dato a tiro fisso. Non le voglio. È anche colpa mia se tiro fisso è morto. Mandale alla gente del posto. Quanto sei orgoglioso. Ora vuoi fare un bel gesto, ma domani ti pentirai di non averli presi. Probabilmente domani piangerò, ma oggi faremo come dico io. Che ti succede, corto maltese? Come? Proprio tu che ti insinui così volentieri nei pensieri degli altri, non lo sai? Stai facendo un gioco pericoloso con Tristan. La cosa più importante è far funzionare la nostra finanziaria atlantica. Ci permette di portare avanti questa lotta. La lotta della mia gente. Stai usando quel ragazzo come uno strumento. Cosa farai quando avrà finito il suo compito? Tristan è bianco. Non fa parte della mia gente. Anche tu sei bianco. Ma mi assomigli di più. Il battello è pronto, Corto. Il signor Steiner ci aspetta sul molo. Perfetto, io vado. Tu resta qui. Questa donna deve spiegarti delle cose, anche se non le appartieni. Che succede? Che cos'ha? Vedi, Tristan, tuo padre ti ha lasciato una quota della finanziaria atlantica. Si dà il caso che la finanziaria faccia parte di un'associazione più vasta. Un'associazione nella quale io... Oh, sì. Sì. Ho degli interessi. E ormai sai bene quanto mi preoccupo della mia gente. Se ti avessi permesso di vendere la tua quota, tu avresti introdotto lo scorpione nella mia casa. E tu non vuoi farlo entrare, non è vero, Tristan Van Tam? Santo cielo, no, signora, ma... Eh sì, tutto questo ti supera. Tu persegui un altro obiettivo. Tu cammini sulle orme di tuo padre. Ronald Van Tam era un uomo per cui provavamo molto affetto. Oh sì, sì. La sua morte ci ha molto rattristati. Ma adesso bisogna che tu sappia. Quando ti troverai come lui, sulla soglia, indietreggerai, Tristan. Non lo so, non capisco, bocca dorata. Io mi sento il depositario di un'enorme responsabilità e... Terribile. Oh, sì, sì. Ma non capisco. Eppure è molto semplice. Tu non devi tirarti indietro, devi oltrepassare la soglia. E poi pensa che non tornerai indietro a mani vuote. Ora andrai a Bahia. Tua sorella ti sta aspettando nella casa di tuo padre. Morgana. E lì troverai anche il tuo nemico.
È là che giocherete la fine della partita, proprio come scritto. E lei sarà insieme a me? No, questa volta no. Ma ci sarà Corto Maltese. Credo che tu ti sia fatto un amico, Tristan. Fermeremo qui per raccogliere dei frutti e per sgranchirci un po' le gambe. Dove siamo esattamente? Vicino a Saint-Laurent sul Maroni, nella Guyana francese. Aiuto! Ehi, voi laggiù sul battello! Aiuto! Aiuto! Prendete i fucili, copritemi! Non sparare, marinaio! Non sparare. Gli indiani hanno ragione. Frufru è impazzito completamente. Ha ucciso due fanciulle della tribù. E tu? Chi sei? Chiamami Cayenne. Sono un evaso. Aspettavamo due olandesi che dovevano accompagnarci a Paramaribo, ma c'è stato un problema. Aspetta. Sono bravi ragazzi, non fanno male a nessuno se non vengono provocati come ha fatto Frufru. Ho tentato di difenderlo, ma gli anziani lo hanno condannato. Loro ci aiutano, ci nascondono, ci danno da mangiare e non chiedono niente in cambio. A te ta, a te to, a te a xera pape parana, rupimu. Il capo ha detto che uno di voi deve sapere. Tristan Bantam. Io? Ma che cosa? Nel fuoco leggo messaggi di coloro che hanno vissuto prima della nostra luna. Di lune ne abbiamo avute tre durante la notte. Due sono state mangiate dalla terra. Tu sei legato alla seconda luna. Il paese che cerchi ha quattro entrate, Tristan. Tu passerai dalla quarta. Parla di Mu. La cosa più straordinaria è che parla nella nostra lingua. Non siate troppo creduloni, è un furbastro. Avrà studiato in una scuola di missionari. Non è vero, è dei Caraibi. Ma ha parlato russo e arabo con due che sono evasi con me. Quando legge nel fuoco, gli capitano delle cose strane. D'accordo, Cayenne, è un tipo strano. La quarta porta è nel labirinto delle domande e delle risposte, nel silenzio delle lingue. È la porta più facile. Anche se tu non ci credi, Corto Maltese. Come fai a sapere chi sono? Non lo so, ma io vedo. Io vedo un'isola del mare del sud, un falso monaco e una cicatrice nella tua mano sulla linea della fortuna che ti sei fatta col rasoio di tuo padre perché quella che avevi non ti piaceva. Potrei anche parlarti di un treno carico d'oro e del ventre oscuro di una montagna dove riposa... Da, ora basta, è sufficiente. Se mi racconti tutto, il futuro non mi interesserà. Più che giusto, Corto Maltese. Il fuoco ha già detto quello che doveva. E Mongeta e Scaturupi, Tristan. Ti ha detto di sorvegliare Tristan per il suo bene. Cosa conti di fare, Cayenne? Aspettare i tuoi amici olandesi? Non sono più miei amici. Purtroppo è sorto un problema. Adesso li strangolerei con piacere. Ma per farlo dovrei andare a Paramaribo.
Noi stiamo andando a Bahia. Potrei prenderti a bordo, se non ci strangoli. Dovrei essere pazzo. E non lo sono. A volte quasi mi dispiace. La mia vita sarebbe stata più facile. Forse è più facile, ma più corta. Arrivederci, amici miei. Grazie tante. Enekaru katu bokua. Enekaru kakayena. C'è un solo modo per evadere dalla Cayenna ed è rivolgersi all'associazione. Costa caro, ma loro si occupano di tutto e quelli che evadono non vengono mai catturati. Eppure un problema c'è stato. Quando ci siamo dati alla fuga eravamo in cinque. Gli olandesi ci aspettavano come previsto. Un tizio con gli occhi come un rospo e un altro con un uncino al posto della mano. Ci hanno preso i soldi ed hanno ucciso tre di noi. Io sono scappato insieme a Frufru. Occhi di rospo è morto, Cayenne, e uncino è in prigione. Questa è una cattiva notizia. Lavoravano per un avvocato di Paramaribo, Kerster. Kerster? Allora sarà lui che ucciderò. Spiacente, ma è morto. In compenso ci sono molte possibilità che a Bahia ritroveremo uno dei capi dell'associazione. Un certo Milner. Se cerchi un responsabile, lui mi sembra il più indicato. Parlami di questo Milner. Detesto uccidere la gente che non conosco. Ha pagato occhi di rospo per eliminare Tristan. Spera di mettere le mani su una quota di un'azienda che possiedono il ragazzo e sua sorella. E a quanto pare era lui a chiedere i soldi ai galeotti per farli evadere. Quindi, Tristan, siamo quasi nella stessa barca. È incredibile. Sembra che facciamo tutti parte di uno stesso club. Si direbbe un club letterario. Deve essere questa. La casa di Morgana. A quanto pare sei atteso. Tristan! Che bel ragazzo. Vieni. Quanto è pallido. Entra. Ma... Vieni. Mia sorella è una nera. Non fare lo stupido. È una splendida ragazza. Madre di Dio. Si somigliano come due gocce d'acqua. Che tu sia il benvenuto, Tristan. Oh, Morgana. Scusami, io non... Non ti scusare, Tristan. Per noi è così importante averti qui. Nostro padre rivive in te. Oh, Gunferrail, presto sarà nuovamente con noi. Lui è il comandante corto maltese. E lui il professor Steiner, che mi ha aiutato a decifrare i documenti che nostro padre ci ha lasciato. Signorina Bantam, per me siete stata per molto tempo un mistero. Un mistero incantevole. Ecco, qui starei bene. La mia camera è qui accanto. Quelli sono i documenti che nostro padre mi ha affidato prima di ritornare a Londra. Mo. Se tu sai vedere, là troverai certamente quello che cerchi. Ha scritto che per parecchie notti lui aveva sentito delle presenze intorno a sé. Anche io ho sentito delle cose e ho fatto degli strani sogni. A più tardi, mio caro. Io non capisco. Su ogni arcano ho passato più di una settimana.
Tempo e buona volontà non bastano per leggere i tarocchi, Morgana. Ci vuole una predisposizione naturale. Durante le ultime 3 settimane lo scorpione è apparso 7 volte nel gioco dei 3 diavoli. E insieme a lui il cancro e i gemelli. Sai dirmi cosa ci fanno questi 3 segni sempre insieme? Tu sei gemelli, tuo fratello è acquario, quindi non c'entrate niente. E quindi ci sarebbe un altro gemelli? Coraggio, figlia mia, i gemelli a volte possono essere insieme. Soprattutto se è per breve tempo. Sai che il nemico di tuo padre è arrivato a Bahia? È alloggiato alla barra. Me l'ha detto Bocca Dorata. La finanziaria atlantica gli dà filo da torcere. Avrà deciso di darsi da fare. Allora andiamo a trovarlo e finiamola subito. Ah, Morgana. Le mie lezioni, quelle di Bocca Dorata, non sono servite a niente. Le cose del destino devono seguire il corso naturale. Una catena di fiori qualche volta è più difficile da spezzare di una catena d'acciaio. Chi lo sorveglia? Il capoeira di Chamé Chamé. E poi... guarda, sembra che si siano decisi a muoversi. Quetzalcoatl. Tuo padre ha cercato il nostro mondo per molto tempo e ci si è ravvicinato con l'aiuto della magia. Ma guarda! Padre! È stato ucciso prima di oltrepassare la porta. Mio padre è stato assassinato. Sì, e adesso il suo assassino è il tuo nemico. Tu sei qui per proseguire l'opera di tuo padre. Ora ti darò un mezzo per poter restare in contatto con il nostro mondo. Così noi potremo vivere in te. Escati poca, fratello! Tu sei stato scelto per mantenere il contatto tra la nostra dimensione e quella del futuro. Accompagna Tristan Van Tan nel suo viaggio di ritorno. Serpente piumato, fratello. Per ritornare nel suo mondo, Tristan Van Tan deve essere sacrificato. No! No! Io non voglio morire! No! Non voglio morire. Ti sei svegliato? Hai avuto un incubo. Sono venuto a Bahia per la tua sorella di cioccolata di cui ignoravi l'esistenza. John Milner, le proibisco di parlare così di lei. Ah, Tristan. Tristan. Voleva farmi uccidere da un sicario. Ha ucciso mio padre. Lei è un traditore. Un traditore e un assassino. Questo è un modo di vederla. La verità è che sono un uomo d'affari. Se tu fossi stato meno curioso, mi avresti lasciato amministrare la tua eredità. Ma adesso che sai tutto, mi vedo costretto ad eliminare sia te che tua sorella. Ma insomma, perché? Lei era amico di mio padre. L'amicizia esiste fino al momento in cui finisce. Io sono un uomo che ha dei vizi costosi. Ho sempre bisogno di denaro. No, no. Io posso mostrarle il mio disprezzo soltanto con uno schiaffo. Ma se Corto Maltese fosse al mio posto, lui saprebbe cosa... Corto Maltese, che individuo! Mi ha mandato un pupazzetto pieno di spilli. Sai che dopo averlo ricevuto, gli uffici alla Casa di Londra sono andati a fuoco. Mi piacerebbe incontrarlo vivo, il tuo amico. Soddisfatto, avvocato? Oh, da dove viene lei? Ho messo degli uomini all'entrata. Come è arrivato qui? È molto semplice. Mi trovavo già dentro casa. È impossibile. Abbiamo ispezionato ogni angolo. Dove si era nascosto? Sei proprio curioso. È una domanda troppo indiscreta. Mi risparmi il suo sarcasmo, eroe tascabile. Non voglio essere un eroe, mi basta essere un mozzateste. Hai del denaro con te? Oh, sì. Perfetto. Tristan, avverti Cayenne che il nostro amico Milner è qui. Ah, bravi. Vi date al vizio senza invitarci, non siete carini. Ho cercato di fermare l'avvocato, Corto, ma i suoi uomini mi hanno rinchiuso assieme alle donne. Capisco. Come mai vi siete lasciate sorprendere, romantiche streghe? Sbaglio o siete in ribasso, come indovina? Le carte di Bocca Dorata dicono che non si deve forzare il destino. Secondo loro è infante di picche, segno dei gemelli interferenti, eliminerà il re di quadri. Grazie, mi fido. Se lo dicono le carte di Bocca Dorata. Nel frattempo faremo una partitina. Credo che a te piaccia giocare a carte. Per niente. Almeno non... con uno come lei.
Sbagli, perché dal gioco dipenderà la tua vita. Non puoi rifiutare. Se vinci ti lascio andare dopo che mi hai firmato la confessione delle tue malefatte. Se perdi ti metto in una cassa di ferro e finisci nell'oceano. Ma dimenticavo, avvocato, sono un baro. Ti avverto, così non ci saranno reclami più tardi. Non ci sarà nessun reclamo, Corto Maltese. Lei ha perso a colore di quadri. È incredibile, ma io vinco lo stesso, con i miei 5 assi. No, è impossibile. Ci sono solo 4 assi in un mazzo. Infatti, in tutta la mia vita non ho mai visto una mano simile. Mi hai fatto chiamare, Corto Maltese? No, ma capiti a proposito. Ho appena vinto a carte la vita dell'avvocato. La smetta, io ho del denaro. Se volete, io posso... Guardalo, Cayenne. Stasera penso ai tuoi amici che sono morti per colpa sua. E ho voglia di essere generoso. Sì, ho voglia di regalartelo, quest'avvocato. È un regalo magnifico, Corto. Lo scarterò il giorno del mio compleanno, il 18 giugno. Il 18 giugno? Ma allora, il gemello interferente è lei, il fante di picche che doveva eliminare i re di quadri. Signorina, io non comprendo quello che dice, ma me ne andrò con il mio regalo prima dell'alba. Sei sicuro di riuscire a cavartela da solo con quello? Non c'è nessuno. Il vento ha detto che è per Tristan. Cranio di Tezcatlipoca. Ma sto ancora sognando. No, Tristan, ti sei appena svegliato. Prendi. Tieni, questo è tuo. Quello che doveva essere stato compiuto tra il mondo che ha costruito vostro padre e quello che voleva salvare dalla distruzione, ormai c'è un ponte. La spartizione è fatta, ragazzi miei. Bocca dorata, io ti devo tutto. Cosa stai dicendo, Morgana? Sono così contenta di vederti. L'incontro con tuo fratello deve essere stato meraviglioso. È andato molto bene, vedo. Buongiorno, signora. Corto Maltese ha salvato la finanziaria atlantica. Grazie a lui Steiner ha ricominciato a scrivere e Tristan è finalmente diventato quello che doveva essere. Già, è quello che mi dicono tutti. Però è strano, perché io sono rimasto lo stesso. Questo dimostra che sei diventato molto saggio. Buongiorno, Corto Maltese. Buongiorno, Bocca Dorata. Buongiorno e addio. Qui avresti tutto quello che cerchi, Corto Maltese. Ma sei cieco come una talpa. Può darsi, Bocca Dorata, ma è affar mio accorgermene. Oh, sì, sì. Qui avrai sempre una casa. Non tornare vecchio, quello che cerchi non esiste. E tu come lo sai? Lo so per esperienza. Addio, occhi scuri. Mi manchi già, Tristan. Non ti dimenticherò mai. Neanche io. Mai. Prenda, professore. È un vecchio amuleto che le porterà fortuna. Oh, è il segno di Salomone. Che meraviglia, lo si vide per l'ultima volta a Gerusalemme nel 15° secolo. È emozionante ritrovarlo qui. Emozionante e misterioso. Dimmi, Steiner. Ti ho mai parlato dei 4 assi in osso di balena? I 4 assi d'osso? Di balena, sì. Messi insieme forniscono la soluzione per ritrovare... Lasciami indovinare. Un tesoro, non è così? Un tesoro? E tu come fai a saperlo? Nel modo più naturale del mondo. L'altro ieri ero al caffè delle piramidi con la mummia di Cleopatra e... Ed ecco fatto. Ti stai prendendo gioco di noi. Ma come sarebbe? Voi chiacchierate con gli spiriti, ne avrò diritto anch'io, no?
È uno dei miei antenati, un gentiluomo di fortuna. È stato celebre in questi mari. Conosco la sua reputazione. Ambiguità di Poincy, spiacente di averla fatta aspettare. Di cosa volevate parlarmi? Di quattro assi in osso di balena. I quattro assi è una storia di vecchi marinai ubriachi. E noi forse non lo siamo, marinai ubriachi? Sul mio si vede la posizione dell'isola. Me l'ha dato un contrabbandiere a Shanghai poco prima di morire. L'ultima volta che me ne hanno parlato, l'asso di fiori era a San Pietroburgo. Adesso che ha visto il mio, apprezzerei molto se mi facesse vedere il suo. L'asso di quadri. Dopo la morte del mio avo non ha mai lasciato la famiglia. 10 piedi a sinistra. Tutto qui, non è molto. Con l'asso di cuori ne sapremmo di più. L'asso di cuori. L'ho visto una volta su un'isola dei mari del sud, nelle mani di un vecchio amico, un monaco di cui non ho più notizie. Un monaco? Curioso. Perché adesso l'asso di cuori è proprio qui a Paramaribo, nelle mani del più profano degli uomini. Qui? E lei come lo sa? E lei come ha fatto a sapere che avevo l'asso di fiori? Bordo! Sono Ambiguità di Poincy e questo signore è il comandante Corto Maltese. Vorremmo vedere il capitano, possiamo salire? Certamente, signorina di Poincy. Il capitano è a bordo. Viene anche lei? O ha cambiato idea? Che coincidenza ritrovarti sempre tra i piedi. Immagino che sia il mio destino. Ti potrei uccidere, oppure lasciarti un piccolo souvenir, tagliarti il naso o accecarti, per esempio. Hai paura, eh? Ma disgraziatamente mi hai salvato la vita. Ho fatto cose migliori. Per me conta lo stesso. Non dimentico mai, Gio. Il mio coltello. È molto bella la tua amica. Non cominciare, Corto. Lei possiede un asso. E quindi ha diritto a partecipare alla caccia. Non dimenticare che noi tutti dobbiamo rispettare le leggi della Gicci. E cos'è questa Gicci? Ma la gioiosa confraternita, cretino. Non hai ancora capito? Eh? Sì, sì, va bene, non ti innervosire, ho capito. Volete smetterla di fare chiasso? Sembrate due gazze in amore. Figurati, non hai proprio capito niente. Tutti i gentiluomini di fortuna si sono riuniti 2 mesi fa a Cayman Brac e hanno firmato un trattato. E dato che non c'eri, ho firmato al tuo posto. Allora, che ne dici? Siamo soci, eh? L'asso di fiori indica la posizione dell'isola. Sull'asso di quadri c'è scritto 10 piedi a sinistra. E sull'asso di cuori? Dal vecchio albero si può vedere la carcassa del santo. Credete che troveremo il tesoro senza l'asso di picche? Francamente avremmo anche potuto fare a meno del tuo asso di quadri, Ambiguità. 10 piedi a sinistra. A sinistra di cosa? Non spremerti le meningi. Io ne faccio anche 10.000 di piedi adesso che so dove si trova il relitto. Infatti è la mia mappa quella più importante. Certamente, anche la mia non conta. Fornisce soltanto la posizione dell'isola. Ah, Corto, amico mio, lo sai quello che faremo con tutto quell'oro spagnolo? Ricostituiremo una bella società per lo sfruttamento marittimo, tu ed io, come ai bei tempi. Un momento, una parte di quella società mi appartiene. Zitta, ragazza. Non ci si intromette nei miei sogni senza un invito. Sei sveglio adesso o sogni ancora? Tu sei pazza, la mia guancia! Thank you.
Doveva essere molto bello, neanche senza quel cannocchiale conficcato nel cranio. Che cosa vedi? L'albero morto. Ma 10 piedi a sinistra dell'albero c'è mare aperto. Peccato, ci manchi l'asso di picche. A me questo ricorda qualcuno, con quegli zigomi così alti. È un tuo antenato, ti somiglia parecchio, ambiguità. Che ne dici? Ma sì, è vero, Rasputin, forse hai ragione. Chi ti ha ridotto così, nonno? Forza, raccontamelo. Chi è quel pazzo? Ferma, non ti muovere, mi lasci, donna! Mi lasci! Lo farò a pezzi! Come no? Fammi pure a pezzi se vuoi. Così non vi farò più vedere la nave di corallo. La nave di corallo? Cosa stai dicendo? Si può sapere? Lascialo stare, Rasputin. È pazzo da legare. Pazzo, dici? Pazzo io? Ah, poveri imbecilli. Seguitemi e lo vedrete. Ecco qua. Ecco cosa? Adesso bisogna aspettare. Aspettare? Lo uccido, così passerò il tempo. Smettila, Rasputin. Nave di corallo. Ma certo, quello scoglio verticale è la base dell'albero maestro. Allora è il relitto. Eh sì, riposava sotto 2 secoli di corallo, a 10 piedi dall'albero morto. Voi capite adesso perché non posso abbassare la guardia. Ma devo confessarvi che ora sono un po' stanco. Terribilmente stanco. Basta con le chiacchiere, là sotto c'è il mio oro spagnolo, quindi sbrighiamoci prima che la marea salga. Il nostro oro, Rasputin, il nostro oro. Ma temo che il nostro entusiasmo non riuscirà ad aprire una breccia nel corallo. Ci vuole la dinamite. Nella scialuppa ce n'è, qualcuno vada a cercarla. Cosa stai facendo? Beh, non lo vedi, voglio uccidere questo imbecille. Ma perché? Lo sappiamo che sei un selvaggio, non devi dimostrarlo. Detesto aspettare, lo sai. Devo pure trovarmi qualcosa da fare. Pensaci su, sono certo che riuscirai a trovare qualcosa di meglio. Ho trovato. Avrei dovuto aspettarmelo. E cosa ne è stato della GC? La GC e che cos'è? La gioiosa confraternita, te ne sei dimenticato? Io lavoro per conto mio. Ecco la dinamite. A proposito, tu sai usarla? Ti ho già parlato di Romana, Rasputin. E chi sarebbe questa? Una zingara. Leggeva le carte a Barcellona. Mi ha predetto che quando morirò io, anche tutti quelli che mi stanno intorno moriranno. Speriamo sia per un'altra volta. Forse. Ma questa miccia è maledettamente corta. Che cosa? L'ha accesa! Ma tu sei pazzo! Non c'è nulla là dentro. Cosa stai dicendo? È impossibile, deve esserci per forza. Ma dov'è quell'oro? Dove diavolo è? L'avete distrutta? Era la nave più bella del mondo.
e voi l'avete distrutta. Oh, guarda, si è svegliato. Voi non troverete mai l'oro. Il santo l'ha nascosto nel forte, ma siete malvagi e non vi dirò niente. Mai. Allora tu non servi proprio a niente, vecchio. Mi hanno ferito. Santo, mi hanno ferito. Dove scappi? Aspetta almeno il secondo colpo. Fermati, idiota. Di un po'. Vuoi morire anche tu, donna? Rifletti, se lo ucciderai non troveremo mai l'oro. Ambiguità ha ragione, Rasputin. Ma lei è ancora vivo. Sarebbe meglio cercare di prenderlo senza fargli del male. Ma perché deve essere tutto sempre così complicato? Prenderete mai! Avanti, avvicinatevi! 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 Sono quassù! Mi dispiace di poterlo uccidere una sola volta. I tre arcangeli della guerra sono con me e vi distruggeranno! Indietro, arpia, io non parlo con le donne! Soprattutto quando sono brutte come te! No, ferma! Che fai? Non avrai niente, sgorbio! Nessuno avrà niente! Morirete tutti quanti! L'angelo del Signore cade su di voi! Fai qualcosa, non riesco a muovermi. Ehi, tu! Che sta succedendo lassù? Ah, smetti di agitarti. Ehi, vacci piano con quel coltello. Ci siamo, guarda. Butta quella schifezza e aiutami in modo che possa andare a prendere il nostro oro. Ma eccolo il tuo oro. Era nascosto nei cannoni della roccaforte. Quel pazzo ci ha falciati con i dobloni spagnoli che il santo aveva nascosto nei cannoni. Tieni, ecco la tua parte. Ma che cosa? Ma no, non è possibile. Corto, non è vero. Ti sei inventato tutto solo per imbrogliarmi, eh? Corto. Quel pazzo mi ha chiamata Scorpio. Io sono davvero così brutta. Davvero. È morta? Sì. Una donna così carina. Che peccato. Che cosa stai dicendo? Abbiamo sempre i tre assi di osso di balena. E allora? Cosa ci impedisce di venderli al migliore offerente e di rilanciare la caccia? Non sarebbe molto leale verso i nostri colleghi. I nostri colleghi? Loro farebbero lo stesso. Che cosa credi? E poi immagina quanto ci divertiremo vedendo quelli che si rovineranno nella ricerca di ciò che non esiste. Questo già mi piace di più, Rasputin. Sei simpatico oggi. Te ne vai? Credevo che fossimo soci. Stai scherzando? Preferirei uno scorpione come socio. Ti ucciderò un giorno, Corto Maltese, credimi. Ma certo. E io ti ucciderò una sera. È lei il capitano Corto Maltese? Il proprietario di un battello ancorato al molo Moles? Sì, perché? Ci segua, prego. C'era un giovanotto con lui, un inglese. Cos'è successo? Il ragazzo è partito per l'Inghilterra e il vecchio ha cominciato a ubriacarsi. 20 sterline di penale. Firmi qui.
Mi dispiace di non aver salutato Tristan. Dispiace anche a me. Quando è partito mi sono sentito solo e ho ricominciato a bere. Ma non ci vedo niente di male. Sei abbastanza grande per bere finché vuoi, no? Questa lettera è arrivata dal Brasile assieme alla posta per Tristan e per te. Caro amico, in un baule ho trovato questa carta. Penso faccia parte di un gioco importante. Te la mando con amore, sperando che ti sia utile e possa farmi perdonare se ho fatto qualcosa che non ti è piaciuto. È di bocca dorata. Ma quello è l'asso di picche. Sì, e guarda. Nei cannoni. Ma allora era vero. Se questa lettera fosse arrivata un po' prima, molte cose sarebbero cambiate. Ma i sogni restano sogni. E tu sogni già abbastanza. Andiamo a farci una bella birra fresca. Non puoi sempre bere da solo, non ti pare?